sette stelle per darsi un po' d'aiuto. Chi cerca in vano bugie di belle, le frasi di un saluto. Cari amiche e cari amici di Radio Evolution, ben arrivati in questo mercoledì 11 novembre. Siamo trasmettendo dagli studi di questa piccola radio dal cuore grande. Siamo arrivati alla 168esima puntata di Crescere per Educare. Per cui ben arrivate alla 168esima puntata di Crescere per Educare. Nella puntata precedente abbiamo incominciato a guardare il mondo dei bambini e abbiamo incominciato a renderci conto di chi è un bambino. Se vi ricordate, avevamo letto una bellissima affermazione di Bruno Munari che diceva: conoscere i bambini è come conoscere i gatti. Per entrare nel mondo di un bambino bisogna almeno sedersi per terra, non disturbare il bambino nelle sue occupazioni, mentre noi siamo più nelle nostre preoccupazioni, e già questa è una grande differenza tra noi e un bambino, e lasciare che si accorga della vostra presenza. Per usare allora la metafora di Pierpaolo Gobbi, che ha scritto questo bellissimo libro, Il maestro degli aquiloni, da cui trago parzialmente spunto per la trasmissione di questa sera, vorrei ricordare che parlare di un bambino vuol dire parlare di una persona in crescita, cioè di una persona che sostanzialmente ha bisogno proprio dell'educazione come una pianta ha bisogno dell'ossigeno e del sole. E allora, quali sono i bisogni di un bambino? Come riconoscerli? Come soddisfarli? I bambini sono come aquiloni e noi siamo il vento. La domanda è: quell'aquilone lì, che è il nostro bambino, la nostra bambina, che struttura ha? E qui parliamo della genetica. In realtà ogni aquilone è diverso dall'altro. Ha una sua propria struttura, un DNA, una struttura proprio genetica che lo rende diverso. Conseguentemente questa diversità ne costituisce l'unicità. E l'unicità presuppone da parte dei genitori la conoscenza di quel bambino, di quella bambina, perché è questo che aiuta il bambino e la bambina a svelarsi, il fatto di essere riconosciuto. Cioè, cosa vuol dire riconosciuto? Vuol dire che un bambino non può conoscere se stesso se non trova degli sguardi, se non trova delle parole, se non trova dei gesti che lo aiutino a riconoscere la sua identità. Yeah.
e dunque attraverso il riconoscimento che un sogno diventa realtà. In effetti questa capacità di riconoscere quel bambino e quella bambina nella loro caratteristica, nel loro talento, nella loro potenzialità espressiva, nella coloritura che danno alle emozioni che vivono, nei desideri che sono nascosti nella parte più profonda dell'essere, in quella dimensione che spesso citiamo perché è fondamentale, che è quella delle aspirazioni dell'essere, ecco, se allora da parte degli adulti viene a mancare questo, ecco che da questo punto di vista siamo già in grave difficoltà. Allora, i bambini sostanzialmente hanno dei bisogni. Questi bisogni diventano dei doni. Ovvero sia, il bisogno del bambino, a ben guardare, è il dono che il bambino fa di sé ai propri genitori. Infatti, il primo grande bisogno, dicevamo, è quello di essere riconosciuto. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che i bambini sono delle domande che attendono una risposta. E la domanda molto semplice è: ma noi siamo in grado di essere una buona risposta? Il fatto è questo, vedete, che se dentro di noi non troviamo delle risposte, poi difficilmente riusciremo a dare delle risposte. Un bambino che non ha un genitore con un'identità forte, che non ha un genitore con una stima solida, che non ha un genitore con una buona capacità comunicativa, difficilmente potrà dare risposta al suo bisogno di identità, al suo bisogno di comunicazione e al suo bisogno di autostima. Perché paradossalmente le domande dei bambini passano attraverso le domande che gli adulti a loro volta dovrebbero aver individuato come parziali risposte. Non abbiamo la pretesa di risposte totale, però una cosa è certa, i bambini sono domande. E allora da questo punto di vista il bambino che vive queste domande in continuazione ogni giorno dentro di sé necessiterebbe da parte nostra di questa consapevolezza, cioè di questa possibilità che noi dovremmo dare a questi bambini di essere sostanzialmente sereni. Dalla cucina. E allora da questo punto di vista, ecco che le domande... Mamma fammi tante coccole. Di coccole, ad esempio, sono quelle che l'adulto dovrebbe individuare. E la cosa, io credo, più difficile in realtà nell'educazione è quello di essere presenti al proprio presente. Cioè la capacità che noi dovremmo avere di essere radicati nel qui ed ora, cioè di quello che realmente sta succedendo in quel momento dentro quel bambino e quella bambina. Questo essere presenti al nostro presente vuol dire che a nostra volta noi come persone adulte dovremmo aver raggiunto una parziale capacità di restare solidi nell'ascolto profondo. E dunque di riuscire a sviluppare quell'atteggiamento empatico che è proprio il leggere che cosa accade all'interno del mondo di un bambino. Allora, qui che cosa sappiamo? Sappiamo che per produrre una buona domanda dobbiamo porre un buon ascolto. Cioè, se noi vogliamo davvero porre delle domande corrette nei confronti del bambino e chiederci che cosa sta succedendo in quel bambino, dovremo innanzitutto fare silenzio. Ed ecco il discorso di essere in disparte ad osservare. Poi dovremo metterci nei panni di quel bambino e di quella bambina e capire come lui sta o lei stanno leggendo la realtà. Sospendere dei giudizi
perché il giudizio è cattivo, è pigro, non capisce niente, non fa altro che mettere un'etichetta e non aiuta la crescita del bambino, e poi verificare la comprensione, cioè essere sicuri che quello che noi abbiamo letto sia realmente quello di cui il bambino ha bisogno, perché questo a volte non è così. Allora, a volte noi leggiamo delle cose che poi non sono quelle reali, cioè che non sono, voglio dire, quelle che veramente il bambino sperimenta dentro di sé. E allora succede che a volte diamo delle risposte che a noi sembrano giuste, ma che non sono le risposte alle domande reali di quel bambino. E dunque, cari amiche e cari amici di Radio Evolution, questo primo punto ci fa capire che in realtà il nostro compito principale è quello di comprendere che cosa il bambino chiede al genitore. Un secondo passaggio fondamentale è invece che i bambini ci regalano il dono delle emozioni. Infatti, il bambino è l'espressione più evidente che all'interno della creatura umana esiste il sistema limbico, cioè quella parte del cervello che sostanzialmente dà le emozioni. Allora, la domanda è questa. Le emozioni sono movimenti interni, l'abbiamo detto tante volte in altre puntate di Crescere per Educare o di Volersi Bene la Domenica. Sono i movimenti interni. Allora, la domanda è: l'emozione è qualcosa che il bambino vive per poter esprimere se stesso o è una qualcosa che subisce? Ecco, questa è la domanda che ci dovremmo fare come genitori ed educatori. Se l'emozione è un'onda che il bambino cavalca o è un'onda che travolge il bambino stesso? E noi sappiamo che ci sono appunto delle emozioni che in effetti aiutano il bambino nella sua crescita. E ad esempio un bambino che piange, un bambino che esprime la rabbia è un bambino sano, come un bambino che ride evidentemente, o un bambino che prova stupore. Ma sappiamo anche che ci potrebbe essere ad esempio l'emozione della paura che diventa per quel bambino, per quella bambina, un problema. E per cui molte bambine, molti bambini rimangono prigionieri delle loro emozioni. Rimangono prigionieri della paura del buio, rimangono prigionieri della paura dell'estraneo, rimangono prigionieri di tutta, diciamo, quella realtà che non li aiuta evidentemente ad affrontare con serenità tutto quello che gli aspetta fuori dal mondo. E allora da questo punto di vista c'è un'altra grande domanda. Ed è questa: se i bambini possono rimanere prigionieri delle loro emozioni, noi siamo liberi o a nostra volta siamo prigionieri dell'ansia, siamo prigionieri del senso di colpa, siamo prigionieri della collera, siamo prigionieri del nervosismo? Ecco, questa è una bella domanda. Perché? Perché quello che si può osservare nella crescita di un bambino è che più l'ambiente è emotivamente equilibrato, più il bambino sarà equilibrato a sua volta nel vivere le proprie emozioni. Come le montagne, quello che conta stare tutti insieme.
dopo goccia nasce un fiume e mille fili d'erba fanno un prato, una parola sola. Le emozioni sono un po' ciò che riempie di colore, di luce, di musica la nostra esistenza. E se noi siamo protagonisti di queste emozioni, ne diventiamo attori, ne diventiamo attrici. Certamente nell'emozione c'è tutta la nostra persona. Nell'emozione, cioè, c'è il nostro corpo, c'è la nostra mente e c'è il nostro spirito. Perché noi siamo una unità indissolubile di psiche e soma. Non è possibile dunque crescere un bambino in modo sano senza sentire e comunicare le sue e le nostre emozioni. Questo è un punto fondamentale. Per cui, se il bambino è agitato e il genitore è agitato perché il bambino è agitato, poi il bambino agitato diventa agitato perché vede che il genitore è agitato perché lui è agitato. Mi fermo qui perché questa cosa ovviamente potrebbe andare avanti e non finire più. Però voi avete compreso di che cosa sto parlando. Per cui sto parlando di una cosa importante, cioè sto cercando di dirvi che spesso e volentieri c'è questo, diciamo, rispecchiamento al negativo della vita emotiva familiare. E infatti nelle famiglie dove c'è un'alta densità emotiva, la comunicazione diventa molto complicata. Diventa complicata proprio perché viene a mancare una serenità di fondo che dovrebbe permettere la trasmissione tranquilla delle emozioni. Proviamo allora a immaginare che le nostre emozioni sono una casa e chiediamoci se questa è una casa ordinata, armoniosa, profumata o se è una casa piena di disarmonia, disordine, confusione. E qui capiremo molto di come poi noi ci relazioniamo con i nostri bambini e le nostre bambine. L'emozione dovrebbe essere il vento che libera, non il vento che travolge. Le emozioni dovrebbero essere qualcosa che dà gioia, che dà libertà espressiva, non qualcosa che mi incatena e di cui divento schiavo. Purtroppo spesso succede che ci sono bambine e bambini prigionieri delle loro emozioni. Ma attenzione, non solo delle emozioni come la più facile da individuare, la collera, la rabbia, ma anche, attenzione, di quelle emozioni che non sanno esprimere, cioè di quelle emozioni che loro vivono dentro di sé e che non riescono proprio ad esprimere. E allora magari poi queste bambine e questi bambini soffrono denurisi durante la notte, cioè fanno la pipì, pur potendo tranquillamente controllarla, parlo per cui dopo i 3 anni, e continuano a bagnare il letto di notte perché evidentemente durante il giorno hanno dei pensieri, delle cose che non riescono ad esprimere, cioè che non riescono a buttare fuori. E questo chiaramente per quel bambino, per quella bambina, poi diventerà un problema se non si risolve nell'arco di qualche mese. E allora, da questo punto di vista, il fatto è che a volte le emozioni dei bambini possono anche darci fastidio, possono in qualche modo turbarci, possono in qualche modo metterci in soqquadro. Voglio dire che a volte le emozioni dei bambini sono quel vento che arriva nella nostra stanza interiore e va a scompigliare un po' tutto quanto. Allora è chiaro che, come vedete e come state ascoltando, la nostra vita emotiva è centrale nell'educazione di un bambino e di una bambina. Per cui la nostra orchestrazione emotiva, la capacità di essere dei buoni direttori d'orchestra delle nostre emozioni, diventa fondamentale per aiutare i bambini a crescere in modo equilibrato. Per cui i bambini hanno bisogno di regolare la loro vita emotiva. Hanno bisogno di
assaggiare le emozioni esattamente come si assaggerebbero dei piatti. E le emozioni fondamentali sono 6, ma in realtà da queste 6 se ne ricavano a centinaia di sfumature. Per cui la stessa emozione può diventare più rossa, può diventare più nera, può diventare più intensa, può diventare più lieve, può diventare cupa, può diventare leggera. Insomma, ci sono in realtà all'interno di questo mondo delle emozioni una serie infinita di combinazioni. Detto ciò, vorrei anche dire che questo bisogno di una vita emotiva è quello che poi permetterà a un bambino di crescere in modo mentalmente sano. Infatti, la capacità che noi abbiamo come esseri umani di vivere e sperimentare in modo positivo le nostre emozioni è quello che permetterà ad ognuno di noi di non accumulare tossine psicologiche. Perché le nostre emozioni hanno, tra le varie funzioni, anche il compito di liberare quell'accumulo di veleno, di tossine, di rabbia, di paure che dentro di noi si sono andate ad accumulare. Per cui il fatto di liberarci da queste tossine attraverso lo scarico emotivo è una funzione fondamentale. Quando questo non avviene o non viene regolato in modo equilibrato, ecco che questo può davvero poi trasformarsi in un problema. E aggiungo, perché voglio essere molto preciso su questa cosa che è molto importante, che se un bambino o una bambina non hanno la possibilità di esprimere le loro emozioni, di vivere le loro emozioni, accadrà qualcosa che è molto pericoloso, ovvero sia che questi bambini diventeranno molto mentali, cioè che andranno a spostare la loro attenzione dalla vita emotiva alla vita mentale e cognitiva, il che renderà questi bambini da una parte ovviamente intelligenti, perché chiaramente chi sviluppa tanto la vita emotiva diventa più facilmente, cioè chi sviluppa la vita cognitiva avrà poi anche la capacità di usare molto bene tutte le sue funzioni appunto cognitive. Però è anche vero che c'è un problema, che una vita intellettiva priva di una vita emotiva diventa un grande squilibrio. E allora succede che ci sono dei bambini che già a 9, 8, 10 anni hanno questo scompenso e dunque magari sono grandi dal punto di vista del pensiero e ragionano magari anche da grande e fanno anche dei pensieri che uno dice: mamma mia che intelligente che è questo bambino. Non che questi pensieri intelligenti non li possono fare i bambini che hanno anche una vita emotiva, attenzione, però tendenzialmente vivono più con la mente che non con il corpo. Il corpo, d'altronde, aiuta a vivere le proprie emozioni, per cui saltare, disegnare, giocare, correre, abbracciare, piangere, cioè vivere col corpo le proprie emozioni è un modo perché queste emozioni siano praticamente vive più che mai. E allora da questo punto di vista voi comprenderete quanto diventi fondamentale tra i bisogni del bambino questo mondo enorme che è appunto il mondo delle emozioni in movimento attraverso il corpo. E qui abbiamo detto una delle cose, io credo davvero più importanti, tant'è che un bambino che gioca non si ammalerà mai dal punto di vista mentale. Un bambino e una bambina che sanno giocare, ricordatevelo, non diventeranno mai malati mentali. Perché un bambino che sa giocare è un bambino libero di esprimersi, è un bambino che ha il suo spazio vitale, è un bambino che ha la possibilità di manifestarsi e dunque di essere in contatto equilibrato tra mondo interno e mondo esterno, perché il gioco non è altro che il ponte tra il mondo intrapsichico e il mondo extrapsichico. Ed è anche per quello che noi adulti, tra virgolette, nella misura in cui smettiamo di giocare, corriamo, parlo da adulti ovviamente, nel momento in cui smettiamo di giocare, anche noi corriamo il rischio di
ammalarci. Ed è per quello che è bellissimo stare insieme in questa puntata di Crescere per Educare, nella 168esima puntata di Crescere per Educare, per giocare un po' con i nostri bambini e con queste canzoncine dello Zecchino d'Oro, che è del piccolo coro dell'Antoniano, che in qualche modo ci riportano all'atmosfera dell'infanzia. Collegandoci, ultimo spunto di questa puntata di Crescere per Educare, saluto tra parentesi tutte le maestre, in particolar modo dell'infanzia, che sono all'ascolto di questa radio. So che ci sono delle maestre che ci stanno ascoltando e le saluto davvero con tanto affetto, ma anche con tanta stima per il lavoro che fanno, preziosissimo. Bene, stavo dicendo, c'è un altro aspetto fondamentale. I bambini hanno un altro grande bisogno, che è il bisogno della realtà. Cioè, cosa vuol dire? Che in realtà i bambini, le bambine, imparano attraverso il mettersi in contatto con la realtà, cioè con il agire, con il disegnare, costruire, con fare i castelli di sabbia, con mettere le mani nel fango, nel rotolarsi nella terra. Cioè, i bambini e le bambine, detto in altri termini, non hanno un'attività di ragionamento, non hanno bisogno del ragionamento. Il ragionamento lo si costruisce partendo dal dato di realtà. Voglio dire che se un bambino non ha dei momenti di vita dove può toccare, annusare, dove può impastare, dove può smontare, dove può riparare, dove può in qualche modo agire, insomma, se non ci mette qualcosa in queste cose, se non ci mette le sue mani nelle cose che fa, non può metterci neanche il suo cuore e non ci può mettere neanche il suo pensiero. Comprendere che noi siamo l'unità inscindibile di psiche e soma, di spirito e corpo, è la chiave per comprendere chi è un bambino. È sbagliato pensare che un bambino diventerà intelligente nel momento in cui inizia a leggere o in cui inizia a scrivere, o magari che va alle medie o addirittura che va a fare il liceo classico, il liceo scientifico, l'università. No, un figlio, in realtà una figlia, sono già intelligenti nella stessa misura in cui vengono al mondo. Hanno già tutto. E hanno anche già un'anima, hanno anche già una loro vita spirituale. Certo, deve essere coscientizzata, cioè deve essere fatta emergere, ma c'è già. E per cui in tutto ciò che un bambino può vivere c'è tutto se stesso. Ecco, questa che è una cosa molto bella. In realtà un bambino, quando disegna, o quando fa una corsa, o quando si arrampica su un albero, o quando salta sui divani, che ne so, in realtà non lo fa solo col corpo, lo fa con tutto se stesso, lo fa anche con la sua mente, lo fa con le sue emozioni, lo fa col suo spirito. La verità è che quando noi abbracciamo un bambino, non abbracciamo soltanto il suo corpo, abbracciamo il suo cuore,
abbracciamo la sua mente, abbracciamo la sua anima. E quando rifiutiamo uno sguardo, quando rifiutiamo una carezza, non stiamo semplicemente rifiutando uno sguardo e una carezza, ma è come se stessimo rifiutando tutta la persona. Perché il bambino in quel momento non si sente rifiutato solo nello sguardo o nella carezza che non riceve. La percezione che un bambino ha è che nel momento in cui noi lo trattiamo male, lui si sente sbagliato. Nel momento in cui un bambino non si sente riconosciuto, lui si sente smarrito totalmente, non parzialmente. Non è che dice, beh, i miei genitori non mi riconoscono, ma un domani ci sarà qualcuno che mi riconoscerà. E no, il bambino avrà un senso di frammentazione, un senso di dispersione della propria identità incredibilmente elevato. E allora, da questo punto di vista, cari amiche e cari amici di questa piccola radio dal cuore grande, che spero facciate conoscere a più persone anche tramite la pagina Facebook da cui è nata questa radio, che è Amici del Coach Pietro di Radio Evolution su Facebook, stavo dicendo quanto è importante che noi diamo riconoscimento e spazio a questa realtà fantastica dei nostri bambini. Ed è per quello che il bambino vive tutto in maniera unitaria. Un bambino non vive la propria esistenza in maniera frammentata. Noi da adulti lo possiamo fare, incredibilmente noi da adulti possiamo dire, ok, adesso io le mie emozioni non le voglio provare, adesso questa cosa la vivrò l'anno prossimo. Perché? Perché siamo più, come dire, scissi. Si chiama la scissione dell'io, questa qua. Ed è un fenomeno che in parte è funzionale, ma in parte è disfunzionale. Perché quando poi la scissione dell'io è troppo forte, è come se noi perdessimo contatto con noi stessi, con noi stesse. Cioè, come se noi non ci sapessimo più riconoscere. È come cioè se noi non sapessimo più comprendere chi siamo noi, che cosa vogliamo. È come, cioè, per darvi un'immagine, è come se noi fossimo una orchestra che suona in maniera scomposta, per cui abbiamo gli archi che vanno col loro ritmo, le trombe, i fiati che vanno con il loro, le percussioni, eccetera, eccetera. E questo che cosa crea? Crea dentro di noi una profonda disarmonia, no? E soprattutto un non capire esattamente qual è la sinfonia del vero sé, cioè chi siamo veramente, che cosa veramente vogliamo dalla vita. E questo naturalmente semplicemente perché? Perché probabilmente durante la nostra crescita abbiamo subito la scissione, cioè non siamo stati, come dire, educati a vivere con armonia, con integrità, con l'insieme di questi elementi che in maniera naturale in realtà noi esprimiamo fin da piccolini, ripeto. Ma è proprio per questo che è importante dare rispetto a tutto ciò che il bambino vive e dare soprattutto al bambino il permesso di esistere, cioè dare al bambino il permesso di esprimersi, il permesso di giocare, di saltare, di correre, di sporcare, di spandere l'acqua, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente non volutamente e intenzionalmente, perché sennò poi ci prende gusto e siamo allagati tutto il giorno, ma è qualcosa che in realtà il bambino vive senza che da parte sua ci sia la cosiddetta coscienza di ciò che vive. Per cui il bambino sente questa unità, vive questa unità dentro di sé, è perfettamente integrato, perché i bambini non nascono scissi, sono perfettamente integrati tra spirito, corpo, mente e anima, ma contemporaneamente non hanno la coscienza di questo, cioè non riescono a comprendere che magari quello sguardo rifiutato, quella carezza rifiutata, in realtà è il momento che quella mamma, quel papà, quell'insegnante ha di nervosismo, ed è il momento, ma che in realtà il bambino è sempre amato e continua ad essere amato dal padre e dalla madre. Come si arriverà a far comprendere questo a un bambino? Attraverso la parola. E attraverso la parola che il bambino riceverà una conferma che il suo essere amato non diminuisce assolutamente rispetto a quello che lui sta vivendo dentro di sé. Adesso se mi chiedono da grande che vuoi fare, so cosa rispondere, so cosa sognare, accendere le stelle, sarà questo il mio mestiere, voglio fare anch'io lo stelliere. E allora accendi.
E siamo così arrivati alla fine della 168esima puntata di Crescere per Educare. Beh, mi auguro che anche in questa puntata qualche stimolo, qualche riflessione, qualche interrogativo nuovo possa illuminarci in questo meraviglioso, ma contemporaneamente davvero impegnativo compito che è l'educazione di un essere umano. E mi auguro soprattutto che con queste puntate in qualche modo stiamo educando noi stessi, perché è difficile pensare di educare un bambino se contemporaneamente non educhiamo noi stessi. Come direbbe la grande Virginia Satir, il modo migliore per connettersi con un essere umano è connettersi con se stessi. E allora connettiamoci pure su questa radio, su questa web radio che trasmette 24 ore su 24 e che ha tutta una serie di rubriche, mi auguro, stimolanti e interessanti, che continuano ad arricchirsi ogni settimana di nuovi contenuti, perché siamo nel momento dove dell'anno in cui continuiamo ogni settimana a produrre nuove puntate. Molte sono già state prodotte. Saluto le persone che per la prima volta si mettono all'ascolto di Radio Evolution e invito tutti quanti voi a scrivere, se volete, a diretta @radioevolution-online.com per proporre un argomento, una domanda, una riflessione, un feedback, perché questo naturalmente aiuta tutti quanti noi, tutta l'equipe di Radio Evolution, a trovare anche nuovi spunti e soprattutto a comprendere se l'obiettivo che stiamo perseguendo è o no centrato. Ringraziamo Sara per la sua preziosissima collaborazione in regia e a Dio piacendo ci risentiremo per la 169esima puntata, sempre mercoledì alle ore 21, con replica giovedì alle ore 9 della mattina alle ore 22 e il sabato successivo sempre alle ore 21. Comunque, per avere la visione di tutti i programmi di Radio Evolution basta che andate sul palinsesto e troverete tutta il programma giorno per giorno di quello che verrà trasmesso. Grazie di cuore ancora una volta e naturalmente un buon viaggio della vita a tutti voi.